Buongiorno ragazzi e benvenuti ad un altro video e benvenuti al secondo episodio di questa nuova serie The Rebuild. Oggi ho deciso di farvi vedere un full day of eating realistico, quindi vi mostro letteralmente quello che mi viene in mente, pasti rapidi. In più ieri sera con Sammy siamo andati ad allenarci tardi, io ho fatto gambe e braccia e ho finito l'allenamento più o meno alle 10 di sera, quindi sono tornato a casa, ho mangiato tardissimo, mi sono anche fatto un bel passo grosso, quindi in realtà stamattina non ho per niente fame, mi sono svegliato, ho fatto il digiuno intermittente e probabilmente non faccio manco un passo prima di andare ad allenarci. Detto questo, spero che vi piaccia questo video, spero che vi sia piaciuto anche il primo episodio. Iniziamo sta giornata. Allora, come vi ho detto, noi stiamo andando in palestra e io mi sono preparato il mio shake. Ci ho messo 7 grammi di L-citrullina pura, quindi non citrullina malata ma solo L-citrullina, e le soliti 20 grammi di Clear Whey di Foodspring al gusto mojito questa volta. Questo sarà il mio pre-workout che mi faccio adesso e poi andiamo in palestra. Sammy, andiamo a piedi o in macchina in palestra? Che Sammy vuole sempre andare a piedi. Se stai chiedendo vuol dire che vuoi andare in macchina. Tu lo sai già, sì, cioè è una roba allucinante. Vabbè, sa che andiamo a piedi. Allora raga, io mi sono messo il cappellino, mi sono imbacuccato per bene, ma solo da noi fa così freddo, cioè fanno di giorno dagli 0, 1, 2 gradi e poi la sera va sotto zero. A volte nevica, a cavolo, a volte grandina. Boh. Comunque, oggi abbiamo una seduta schiena, petto e spalle, la seduta C, e con noi ce l'ho fatta a convincere anche il Sammy ad allenarsi con me. Quindi faremo un bel allenamento insieme, che ci sta ogni tanto allenarsi con qualcun altro. Diciamo che generalmente mi piace allenarmi da solo perché così mi concentro sulla performance e sugli esercizi, posso fare i tempi di recupero come voglio, ma oggi per qualche motivo sarà che è il terzo giorno di allenamento di fila e boh, ci sta. Ah, ma brucia tutto. Si brucia, vai, vai, continua. Giggetto che sembra 9 volte più grande di me. Ok, facciamo l'ultima di riscaldamento. Sta a fare 40 kg al lato, certo. Dove è riscaldamento? First offset, l'altra volta ho fatto 45 kg per 12, quindi questa volta provo a fare 50 kg. Proviamo a fare minimo 6-7 rep, vediamo. Easy. Dai, dai. Dai, 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 spingi, spingi, spingi. Chiudi, chiudi, chiudi. Come on, you got it. Dai, dai. Ok ragazzi, allora abbiamo fatto 3 esercizi, purtroppo c'era un po' di gente in palestra, quindi abbiamo dovuto cambiare l'ordine degli esercizi e a me quando succede un pochino mi rodo il culo. Adesso abbiamo fatto shoulders, lateral raise con i manubri in cui l'abbiamo fatto nel piano scapolare. Invece di venire così indietro che attivi parecchi trapezi, fai più un movimento seguendo la linea naturale delle scapole, quindi 20-30 gradi di qua. Poi abbiamo fatto un movimento per il petto, flat chest press, che poi abbiamo fatto un lat pull down bias per il gran dorsale. Proviamo veramente a tracciare col gomito in basso, ok, portare l'omero in basso che è la funzione primaria del gran dorsale. E ora abbiamo altre 2 serie di questa macchina che è diversa, è un chest supported row in cui enfatizziamo i gomiti che vengono indietro e che veramente spremiamo la schiena indietro e andiamo a lavorare di più tutti gli altri muscoli dell'upper back. Oh, fai vedere quanto sto a fare. Ok, allora, prossimo movimento abbiamo questo croce ai cavi. La facciamo un pochino diversamente perché andiamo a enfatizzare di più le fibre che sono le fibre costali del pettorale. Proviamo a trovare tipo il punto di tensione nel cavo che si allinea con le fibre qua. E andiamo verso l'interno e contraiamo. Dai. Ha fatto il dinosauro con le mani. Raga, Sammy sta lì dietro che sta finendo di allenarsi. Ha detto che i suoi movimenti di oggi sono i suoi movimenti preferiti, che ci sta. Devo dire che se uno si allena intensamente non senti molto la fame. Sammy, poi vogliamo dire che è successo? Ha incontrato qualcuno? Ha fatto amicizia? Ho incontrato una bella ragazza chiamata Gabriella di Catania, molto gentile. Sammy fa strage, io vengo per allenare e poi guardo Sammy e Sammy mica si allena. Thank you.
Siamo tornati in casa, devo fare il pasto post workout. Non vi dico quanto tempo è passato perché è incredibile. Facciamo finta che in questo video i momenti temporali non passano, ma abbiamo appena messo il primo episodio, quindi se l'avete visto spero che vi sia piaciuto. Dato che questo è un full day of eating, iniziamo col primo pasto, che sarà il pasto post workout. Vi faccio vedere qua cosa sono andato a prendere. Praticamente questo l'ho preso al supermercato e sono 4 sacchetti di riso da 125 grammi, molto pratico, ultra pratique, e si cuoce in 10 minuti, quindi ne ho messi qua a bollire e aspettiamo che bolliscano e andremo ad aggiungerci questo tonno, che è un tonno in scatola veramente di alta qualità, costa un pochino, tipo 2,50 euro, però è veramente buonissimo, sarà che l'olio è di alta qualità. In più ci andrò ad aggiungere un po' di questo parmigiano reggiano per ricordarmi un pochino dell'Italia. Ok raga, il piatto is ready, letteralmente una montagna di riso, parmigiano, tonno. E questo sarà il pasto post workout rapido, sono dal tonno 30-35 grammi di proteine. La cosa importante appunto è prendere proteine, poi un altro po' di proteine dal parmigiano. E è uscito appunto di recente un nuovo studio che dimostra che praticamente le fonti proteiche dei latticini, quindi yogurt, formaggi così, aumentano la sintesi proteica pure a riposo, pure senza stimolo dell'allenamento. Quindi letteralmente se non siete vegani o vegetariani o se non siete intolleranti al lattosio, includere una fonte di latticini per le proteine, skyr, yogurt, formaggi eccetera, può essere un'ottima idea. Ok raga, allora arrivati alla cena, mi sono docciato, mi sento meglio, vi faccio vedere quello che mi faccio almeno un paio di volte a settimana, che è un mega burgerozzo. Usiamo gli ingredienti standard che magari, che ne so, il macinato 5% te lo puoi fare col riso e magari sembra un pasto da bro. Se quello un attimino ti stufa, puoi benissimo farti un hamburger usando gli stessi ingredienti. Quindi abbiamo macinato 5% grassi che andremo a fare in una polpetta tipo burger. Poi abbiamo il bacon, poi ho la scelta di 2 formaggi, amo veramente un sacco il formaggio. Abbiamo, questo è il taleggio Aup italiano, che è buonissimo, e ci abbiamo anche il classico cheddar. E a quello ci andremo ad aggiungere come fonti di micronutrienti, perché non abbiamo preso praticamente niente vitamine e minerali oggi. C'ho questa vellutata di zucca e l'ho presa congelata, perché purtroppo qua a Lussemburgo, almeno al supermercato, non ci sta quella fresca. E ci abbiamo anche la solita iceberg preparata e lavata ormai, questa è, lo sapete, But if I'm not mistaken, you were good on your own. Oh, and I know I was drunk enough. Didn't know. Guardate che pezzo di Master Chef assurdo. Zuppa di zucca è pronto. Noi ovviamente continuiamo la nostra routine del non avere utensili da cucina in casa, quindi mangerò direttamente dalla padella. E qua, se devo stimare, il bagel è sui 200 calorie. La carne era 250, quindi 300, più il formaggio 650-700, più la zuppa. Questo, cioè, sembra assurdo, ma sarà sugli 800-850 calorie. E guardate che mega burger assurdo. Ci posso fare un taste test? No, vieni, Sta a fare, lo sigamo. La cosa fondamentale è che appunto tipo sto macinato, se l'avessi mangiato come macinato normale col riso, tutti avrebbero detto ammazza che cosa pulita. Ho usato lo stesso ingrediente, poi ok, magari ci ho aggiunto le 2 sottilette che sono processate, non sono il massimo in termini di qualità del cibo in sé, però sinceramente sono ottimi di gusto. Ce ne aggiungo 2, le faccio rientrare all'interno delle calorie e mi viene uno snack che è veramente soddisfacente. E io, parlando con le persone e seguendo tanti ragazzi, devi seguire una dieta che ti piace, che ti soddisfa. Veramente si tratta solo di capire come trovare degli abbinamenti che rientrano nelle tue calorie e che sono anche più buoni, perché magari mangiare il bagel separato, il macinato separato, il formaggio separato non sarebbe stato così soddisfacente. Invece messo tutto con panino. Ultimo pasto della giornata, vi mostro subito. Allora, mi sono fatto un mega camomillozzo. Poi abbiamo la mia bowl qua, c'ho lo skyr. Ho provato stavolta non quello 0% grassi, ma 4% grassi. Poi ho degli special K con del cioccolato fondente. Onestamente faccio le porzioni ad occhio in questo momento, quindi non so quanto saranno, 50 grammi più o meno. Poi pochissimo cioccolato, magari prendo un pezzo in più. C'ho anche dell'ananas di questa marca qua, poi un mandarino e non so se mangerò la banana, ma intanto ce la metto qua. Quindi prendo un po' di micronutrienti dall'ananas
e dal mandarino. Quindi questa sarà l'ultimo passo della giornata, l'ultimo dessertino in cui colpisco i micro, in cui colpisco un po' di proteine extra e poi faccio qualcosa, diciamo, di buono e sostenibile. Lo so che per chi mi segue da un po' mangio sempre nello stesso modo e così veramente mi facilita un sacco, non penso a cosa devo mangiare veramente. Come sto vivendo in questo momento l'alimentazione, mi auguro che veramente tutti possano viverla così. Sono molto rilassato, molto tranquillo. La mia priorità assoluta è sull'allenamento e sulla progressione in palestra, e con la dieta vado a supporto, vado molto occhio, un po' un approccio intuitivo, però anche in cui provo comunque a stimare in testa le calorie. Finché vedo dei risultati io sono contento così, perché veramente è molto più facile vivere in questo modo per me, che non devo gareggiare. E ti spingo anche a te, alla fine, se sei studente, se sei appassionato della palestra, mi raccomando, non farlo diventare un'ossessione, perché c'è molto di più alla vita, non è solo la palestra. Quindi questo è come la vivo io. Raga, è la mattina seguente, avete visto i miei pasti ieri, abbastanza consistenti, soprattutto la cena, e in termini di calorie non l'ho nemmeno calcolato, quindi fate un pochino voi. Io sto mangiando in questo modo e sto facendo molto a sensazione di come mi sento. Sto facendo in questo modo, sto mangiando quando voglio, come mi chiede il mio corpo, e diciamo che forse la cosa principale che faccio è una stima di calorie in testa per provare ad arrivare almeno a 2000 calorie, e mangio praticamente proteine con ogni singolo pasto, e se lo faccio sono sicuro di star massimizzando il 90-95% dei risultati, che è appunto massimizzare la sintesi proteica. Questo è quello che ho fatto ieri e quello che farò ancora probabilmente per la prossima settimana così, ma poi partiamo con la massa. Voglio fare 2 mesi in cui mangio di più, in cui mi ficco in surplus calorico, in cui accetto un pochino di fat gain, in cui provo a massimizzare la crescita muscolare, ma di questo vedremo insieme nei prossimi video. Ti ringrazio di cuore se sei arrivato fin qua, ti chiedo di lasciarci un like se ti è piaciuto, lo sai, ti apprezzo veramente un casino, apprezzo, siamo in pochi alla fine, quindi sei arrivato fin qua, ti apprezzo veramente un sacco. Spero che ti stiano piacendo questi video, noi ci vediamo nel prossimo, keep improving, ci vediamo presto, ciao.